Aspetta, scusa. Ah, ma sono tornato indietro, cazzo, ma come? No, che cazzo. No, no, no! No, vabbè, non ci credo, però, che... Vedevo elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Asav è gentile a lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bell'idea. Lassù. E riscattare la foto, non ce l'ha fatta. Strano, gatto. La scimmia, cazzo. Ma chi ha pracchia? Mi chiedo che scommago. Guarda, in cima alle scale c'è una luce nell'acqua. Ciao, Belur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Asav. Nessuno tranne Asav. E i suoi uomini. E i suoi uomini. Pronta? Hai... rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta. E come entriamo? Non lo so. Ci sono degli edifici sul crinale. Io dico di salire. Cazzo. Consulente di Asav ci fa girare. Così dobbiamo sparare per forza. Se l'americano ci sta mettendo, la pagherà caro. È un missile. Gli occidentali non sanno niente. La ladra è indiana. E non è una sprofita. Non è indiana, è una mezzo sangue. Ti capisco, non sottovalutiamo le strade. Guarda dove sono. Con noi non avrebbero scampo. Ecco perché non farsi vedere. Però attenzione perché... vedi, era un pelo. Andiamo. Andiamo. Cazzo. Addio. Abbiamo un problema. Sei finita!
presa. Ce ne sono altre. Aria libera qui. Da te? Qui è tutto tranquillo. Io cerco qui. Tu vai da giù. Ma chi? Vabbè. Porca di quella puttana però. Fanno un forte vedere, dai. Qui c'è uno dei nostri. Con calma, con calma. Minchia, quanti cazzo ce n'è. Granata! Sappiamo che sei qui. Minchia, non è morto quel bastardo lì. Qui siamo a posto. Che c'è lì, porca di... Non puoi fuggire! E ora dove minchia si deve andare? Non c'è una morte. Ok, andiamo. Vediamo dove porta.
Deve esserci un modo per entrare nella città. Wow! Azav non trovava l'ingresso, così ne ha creato uno nuovo. Credevo che Azav rispettasse questo posto. Azav rispetta solo se stesso. Già, è un peccato che Belur sia nascosta agli occhi del mondo. Quella è un'altra via. Immagino sia solo un re Oisar. Quanti furono nell'antico impero? 11. La dinastia ebbe fine con il giovane re. Beh, il suo piano ebbe successo. Salvò la città dai persiani. È fatta! Su, andiamo! Questi scorci sono sempre più spettacolari. E se avessi dubbi sul fatto di trovarti a Belur, ecco qui Shiva. E Nandi. E scommetto che quello è Ganesh, prima che gli acchiappassero la testa dall'elefante. Potrebbe anche essere Kartikeya, il primogenito di Shiva. È il dio indù della guerra. Pare abbiano scelto strade diverse. Cercano di rallentarci. Già. Yeah. Passiamo dal buco qua. Oh, già visto. Qui dentro, Nadine. Da vomito. Muoviti. Raggiungiamo gli altri. Li vedo. Okay. No, non li vedo. Dove cazzo sta? Ah, ecco. Pezzi di merda, faccio vedere io. Andiamo. Bastardo. È una grande città. Deve esserci un'altra strada. Che posto è? Un bagno? O un pozzo, o forse entrambi. E adesso? Mignato d'acqua. Un po' a caso, Guarda, siamo in una specie di cenote. Fraser, vieni qui. Vengo. Oh, guarda, la regina e le sue ancelle. Forse erano i bagni reali. Statue di donne, per una volta. Le donne avevano un ruolo importante nella società Oinsala, soprattutto le regine. Non mi sorprende, con il re e gli altri uomini sempre in guerra a combattere. Si dedicavano anche alle belle arti, poesia, musica, cose così. Belur era la loro città, in effetti. Tutto molto interessante. Vediamolo, è questo posto. Che cos'è? Antichi scritti in Kannada. Sembrano strofe. Potrebbero essere poesie. È una biblioteca. Pare di sì. Quello è un sitar? Un vina. È un po' come il bisnonno del sitar. Forse davano spettacoli qui dentro. Fraser, vieni. Wow. Guarda qui. Che roba è? Incredibile. No, un... insomma, è senza dubbio un altare. Tutte le frecce. Sembra che i re avessero a cuore la loro gente. Frecce conficcate. Non stavano solo proteggendo la zanna.
Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? Ce l'aveva? Mio padre è stato qui. Qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenersi al sicuro. Non posso lasciare che Asav trovi quella zanna. No. Non possiamo. Grazie. Ringraziami una volta uscite vive. Hai ragione. Non scordare Ganesh. Oh. Fortuna che ce l'ho. Di qua. Oh, magnifico. Tutto questo splendore è lontano dagli occhi del mondo. Ma come arriviamo laggiù? Ok, qua mi sa di un bel tuffo in acqua. Forte, è abbastanza profonda. Già ho visto il passaggio, già ho visto. Ecco, ecco. Aspetta, qua ci facciamo saltare così. Possiamo rientrare da lì. Ricevuto. Ok, ciao. Ecco cosa servivano queste pietre. Grazie che hai aperto la strada. È un piacere. Ehi, tutto bene? Scusa, devo solo concentrarmi di nuovo e... Ehi! Nadine Ross! Oh, oddio! Ma
Che diavolo! Sei di nuovo concentrata? Ah, idiota! Quindi di nuovo la strada mi deve fare rifare. Porca di quella puttana. Pronta? Ti tengo d'occhio. Qui diventa strettino. Oh, ciao. Complimenti, bellissima città. Per arrivare qui o lì? No, lì non ci arriverò mai. Mi vuole il pizzo. Stavo per dire ora. Ok. Con molta calma. Oh. Cosa? Ho l'acqua nelle orecchie. Lo odio. Quanto vorrei un asciugamano. Dio mio. Hai visto che roba? Sai, a questo punto... non ho più parole. Merda, infestata zozza. Tu le hai. Che accidenti è questo posto? Una sala del trono? O magari il nascondiglio di una splendida zanna? Speriamo. Vedo delle scale che salgono. Ma sono entrate più. Serve un'altra via. Merda, ho appena realizzato una cosa. Credo di sapere che vuoi dire. Che presto ci servirà quel disco? Esatto. Non possiamo fare molto se non troviamo Azad. O finché lui non troverà noi. Qui, Nadine. Ricevuto. Minchia. Se ci siamo. Ci sono altri ingranati nella sala. La mano si muove. Un po' più specifica? Mano destra. Mano destra in basso. Questa statua è enorme. Ho notato solo ora che Shiva è una cobra reale. Ok, e adesso? È chiaro che ci sta sfuggendo qualcosa. Dobbiamo solo capire cosa. Ok, questo è mio. Abbasso il tamburo di Shiva. Oh, meglio se ci diamo una mossa, Nadine.
Tu ci arrivo a saltare, cazzo. È veloce, cazzo. Ora sento un certo. Dai, salta sul tamburo. Block. Non era una clessidra. È un tamburo a forma di clessidra. Veloce. Ehi. Occhio! Aggrappati a qualcosa. Ok, piano. No. Siamo al sicuro. Meno male, ci sto in tempo. Ora di guardare lassù. Facciamo lo stesso sull'altro lato. A posto. Io aspetto qui. Sì, certo. No, faccio lo scivolo, cazzo. Oh, cazzo. Spero di aver beccato la parte giusta. Pensa di... Ora che... Dove cazzo devo andare? Ah, aspetta, forse... Ah! Lì c'è un'altra ruota. Ah, ecco se l'ho visto. Aspetta. Oh, devo muovermi. Ah, devo... Beh, non so se ce la faccio o mai, cazzo. Ah, ormai non si torna indietro. Veloce, veloce, veloce. Oh no. Oh no. No, 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 no. Grazie per il consiglio. Se sto cazzo.